Vai. Federico, la rete che si gonfia sotto la furla è quello scatto che penso sognavi da tanto tempo. Sognavo da quando sono ragazzino. Sì, sì, un'emozione che è difficile da spiegare. Perché poi io venivo con mio nonno allo stadio e dopo andavo anche in curva a vedere la Triestina, quindi sono prima tifoso e segnare proprio sotto la furla è stato qualcosa di veramente difficile da spiegare. Credo sia un segnale molto importante che la Triestina riesce a sbloccare questo tipo di partite. L'altro anno ci impantanavamo sempre su questi 0-0 e quest'anno c'è qualcosa in più. Sì, c'è qualcosa in più per superare l'ostacolo. Siamo tutti orientati nello stesso obiettivo e i risultati si vedono. Oggi siamo stati bravi perché abbiamo macinato, abbiamo costruito un sacco di mole di gioco, però non riuscivamo a sbloccare questa partita e dopo col mio gol e dopo il gol di Pablo siamo riusciti a portare a casa 3 punti fondamentali. Anche perché c'era un avversario piuttosto ostico, si chiudeva molto. Sì, si sono chiusi, ma sappiamo che qua in casa verranno e si chiuderanno. Noi dobbiamo trovare il modo di scardinare queste difese perché deve essere una nostra forza in rocca. Federico, ti senti più a tuo agio quando siete a 3 oppure quando passate molto spesso a 2 davanti a... Ma io ho sempre giocato a 3, però ultimamente secondo i tempi mi fa giocare in mezzo con Coletti e mi trovo bene. Potrebbe essere un'arma, adesso vediamo, ci ho parlato più volte col mister. Non è proprio nelle mie caratteristiche essere a 2 e me l'hai in mezzo al campo, però mi posso adattare, ecco. Che poi in teoria dovresti essere meno pericoloso a 2 invece hai segnato a giocare. Sì, in teoria sì, però il mister mi dice che ho la libertà di inserirmi anche giocando 2, quindi sì, oggi infatti è venuto il gol così. C'è più spazio, C'è più spazio, rete. Parto da dietro, quindi sì, in teoria sì, dopo. Anche fisicamente credo che stai... Sì, sto ingranando, sì. Comunque venivo da 6 mesi a Novara che avevo giocato poco. E queste prime partite, i primi tempi facevo un po' fatica a entrare in partita, però al secondo tempo venivo fuori. Invece oggi stavo bene dall'inizio. Ma se